Salve a tutti i fans, oggi volevo fare un piccolo video, un piccolo vlog veloce per qualcosa di molto spiacevole che ho visto ieri sera. Su Facebook sono capitato sulla pagina Facebook di Roberto Calderoli, esatto, proprio lui il politico Roberto Calderoli, e ho visto che ha postato una foto che può interessare a tutti i naturalisti e non agli amanti degli animali. Abbiamo Roberto Calderoli, tutto elegante e fiero, con un cadavere di un biacco. Per chi non lo sapesse, il biacco è un serpente italiano, della fauna selvatica italiana, che è assolutamente innocuo, però può raggiungere grandi dimensioni. Più sono di grandi dimensioni, meglio è, perché è un valore aggiunto alla fauna italiana. Bene. Roberto Calderoli ammette in questo post, in questa fotografia, di aver catturato e ucciso questo serpente, a suo dire mandato da una macumba del papà della Kienge. Non ho ben capito, ma comunque è colpa delle macumbe, delle maledizioni che gli stanno mandando. Prima di tutto, volevo dire che io non so più dove viviamo, non so più se siamo governati da persone o da trogloditi con dei bastoni, e la cosa non so se mi fa più ridere o più arrabbiare, di scoprire sempre cose nuove così. Inviterei il ministro dell'ambiente a fare una tirata d'orecchi pubblica a Roberto Calderoli, e soprattutto, visto che è un animale della fauna selvatica, soprattutto visto che è un animale protetto, il biacco, inviterei a chi di dovere a denunciare il ministro Roberto, ministro, forse non è più ministro, non lo so, il senatore Calderoli. Visto che il codice penale, adesso ve lo leggo senza far finta di averlo imparato a memoria. L'articolo 544 bis del codice penale parla di uccisione di animali. Chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi. E ho detto tutto. In questo posto di Calderoli c'è crudeltà. Non c'è, in quest'atto non c'è stata nessuna necessità. Va bene, potrei capire lo spavento. Ma abbiamo tutti i mezzi per chiamare persone o addetti a rimuovere in modo sicuro un animale. E soprattutto io ci vedo la crudeltà nel postare la cattura, postare quest'atto di virilità. E basta, la chiudo qui. Ditemi voi cosa ne pensate. Se siamo, come detto, governati da trogloditi con gli iPhone. Ciao fans!